Ok, va bene, quindi il titolo di stasera è l'informazione chiave per capire il vero Vangelo. Siamo cresciuti, almeno io, e sono convinto anche voi, in un modo o nell'altro, siamo cresciuti con un modo di vedere il Vangelo, il cristianesimo, come un viaggio verso il miglioramento. No, avete sentito parlare del Gesù è il nostro esempio di vita, noi dobbiamo cercare di imitarlo, e quindi siamo cresciuti con questa idea che il cristianesimo è un migliorarsi, è un comportarsi bene, è un vivere piamente, santificatamente, eccetera, eccetera. E stasera io vorrei un attimo demolire quel concetto, perché tutte le religioni sono basate sull'idea del miglioramento, sull'idea del karma, sull'idea del se ti comporti bene Dio ti premia, se ti comporti male Dio ti castiga. E sono basate su una legge, sono basate su un qualcosa che viene rappresentato da questo libro, ok? Siamo cresciuti con lo sforzo personale. In altre parole, siamo noi che dobbiamo in qualche modo ottenere qualcosa. Proprio oggi ho messo un post su Facebook che parlava di una particolare predicatrice che diceva che non preoccuparti di far piacere alla gente, ma piuttosto preoccupati di far piacere a Dio. E io ho detto semplicemente come se fosse possibile. Perché alla gente se ti ci impegni veramente, magari dopo tanti anni, eccetera, puoi anche fargli piacere. Ma Dio no. Perché Dio gli puoi far piacere soltanto con la perfezione. Se non sei perfetto, a Dio non piaci. Non puoi avvicinarti a Dio a meno che tu non sia perfetto. Perché niente che non sia perfetto non può essere in Cristo, non può essere in Dio. È vero o no? Stasera vi sto chiedendo, vi ho detto che sono vecchio, quindi quello che pensate... Se non siete perfetti in Cristo non ci potete stare, perché se no mi rovinate Gesù. È vero o no? Mi sembra abbastanza vero, no? Quindi se Gesù è perfetto, e non abbiamo dubbi in quello, noi non possiamo essere in Cristo, che è la fondazione di questo, il fondamento della dottrina di questo libro, del Vangelo, in Cristo. Se siamo meno che perfetti, non possiamo essere in Cristo. E quindi come fai? Dice, questo qui mi diceva, ma il decalogo, anche il decalogo nel Vecchio Testamento, bisogna seguirlo, eccetera, eccetera. Dico, guarda che Paolo ha definito il decalogo come il ministero della morte. Vedi un po' tu. No, ma i 10 comandamenti li dobbiamo obbedire. E buona fortuna. No, ma Marchio, allora con lo Spirito Santo ci possiamo riuscire. Ok, quella è una discussione simpatica, teologica, gentile, carina, che possiamo fare, ma la mia domanda è molto semplice. Lo fai? Grazie. Se fossimo perfetti avremmo bisogno di Gesù. Esattamente. Adesso, questo, il mio problema è questo, che purtroppo si va sempre a finire su qualcosa che devo fare, perché quella è la concezione che ci è stata inculcata. Io andavo all'istituto Arecco di Genova, in piazza... Manin, grazie, in piazza Manin, e sono stato l'unico nella storia dell'Istituto Arecco a essere rimandato di religione. C'era il professore che, ancora me lo ricordo, immaginatevi, si chiamava Padre Fanciulli, e Padre Fanciulli mi disse una volta, Marchio, ma tu proprio di religione non ne capisci niente,
E se fosse vivo padre Fanciulli gli direi: caro padre Fanciulli, io ancora di religione non ne capisco niente, perché non la voglio capire la religione. La religione mi sta sullo stomaco, come stava sullo stomaco a Gesù. Pensateci un attimino, con chi si arrabbiava Gesù? Con le prostitute? Con i pubblicani? Con gli esattori di tasse? No! Con i farisei! Tra l'altro, chi è che l'ha messo in croce? Non i peccatori. Pensateci un attimino. Sono stati i religiosi che hanno messo Gesù in croce. Quindi immaginatevi un attimino come ci è stata presentata questa cosa in maniera totalmente sballata, di dire sì, no, indubbiamente la salvezza la ottieni con la croce, ma poi te la devi tenere tu. È vero o no? Cioè io arrivo alla salvezza con la croce, poi dopo la croce c'è una scala che piano piano, con lo sforzo, con la mia santificazione, con la mia preghiera, con il mio digiuno, con il mio partecipare alle opere, col fare questo, col fare quello, devo continuare ad andare su finché un giorno, chi lo sa, magari se Dio è di buon umore, mi fa entrare in casa. No! E stasera cercherò di farvi vedere un'illustrazione che spero, con tutte le mie forze, che d'ora in poi, quando sentite un messaggio che vi parla di cose che dovete fare per poter ottenere il beneplacito di Dio, dentro di voi venga quella cosa e va allarme, 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 perché non è così. Ci potete contare che io mi scuoto così tanto che spengo anche il microfono in tasca. Quindi nella lettera ai Galati Paolo, anche lui l'anziano si chiama, no? Io mi sono chiamato vecchio, a 77 anni posso avere ho il diritto di chiamarmi così. Chi è che è più vecchio di me? C'è nessuno? No, hai visto? Quindi posso chiamarmi così. Ma Paolo si chiama Paolo l'anziano, che poi è la stessa cosa. E anche lui è arrivato a un certo momento nella sua vita dove non ha più timore di dire le cose come stanno. Paolo, come voi sapete, ha scritto, io ho fatto l'annuncio numero 1, che sono tutte le lettere di Paolo, e alla luce della grazia in linguaggio corrente. E Paolo nelle sue lettere parte con un capitolo, due capitoli, tre capitoli di incoraggiamento ai Corinzi, ai Romani, ai Colossesi, agli Efesini, bellissimo, dove li incoraggia, cose belle. Ai Galati no, cinque versetti di apertura e poi li massacra. State a sentire cosa dice. Galati capitolo 1 versetto 6 dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro evangelo. Come voi sapete, Paolo era andato nella Galazia, che è a Turchia meridionale praticamente, Asia Minore, e aveva fatto tutte queste chiese, no? E una di queste era appunto la chiesa della Galazia, dei Galati. E cosa aveva fatto? Aveva formato questa comunità sulla base della grazia, perché lui aveva predicato il Vangelo della grazia. Come voi sapete, Paolo era un fariseo, finché un giorno sulla strada per Damasco Gesù non gli appare
e lui casca dal mulo e lì parte tutta la rivelazione della grazia. Poi dopodiché Paolo passa 3 anni con Gesù personalmente nel deserto, dove riceve personalmente la rivelazione della grazia dal Signore stesso. Ed ecco perché il Vangelo della grazia più evidente è il Vangelo di Luca. Luca non era un discepolo di Gesù, non era un apostolo, Luca era un amico di Paolo e ha ricevuto la rivelazione per poter scrivere il suo Vangelo da Paolo, il quale l'ha ricevuta da Gesù direttamente. Quindi ecco perché Luca, ad esempio, c'ha la parabola del figlio prodigo, c'ha la parabola della monetina, c'ha la parabola della pecora perduta. Luca, vedrete che è molto basato sulla grazia di Cristo. Ma Paolo parte e dice questo. Ah, quindi ha fondato questa comunità, e appena fondata, quando lui parte, va a fondarne un'altra, quando torna indietro, ha scoperto che sono andati dei giudei, dei religionisti, come mi piace chiamarli, sono andati per cercare di convincere le persone che facevano parte di quella comunità del fatto che sì, vabbè, d'accordo, sì, vabbè, la salvezza per grazia. Adesso dovete comportarvi bene e adesso dovete seguire Mosè, perché se no non va bene. È come dire, siete sposati con Cristo, ma un'avventurina con Mosè ogni tanto va bene, no? Eh no, no amore mio, perché non c'è, Dio non serve cocktail, Dio serve o una cosa o l'altra, o è grazia o è legge. Non esiste un trade union fra Cristo e Mosè, o sei in Cristo o sei in Adamo, o sei pecora o sei capra, o sei spirito o sei carne, o sei vita o sei morto, o sei luce o sei tenebra. Non ci sono mezze misure nel cristianesimo. Quindi Paolo parte e gli dice, torna indietro e trova questa comunità che tutto a un tratto sono diventati una manica di religionisti. E sentite cosa gli dice. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Vangelo. Il quale, altro Evangelo, non è un Evangelo, ma vi sono alcuni che vi... Perché l'Evangelo, euangelion, io ho la benedizione di avere il mio amico Walter Biancalana a un tiro di schioppo sul telefonino, quindi quando ho bisogno di sapere qualcosa nel greco, Walter, cosa vuol dire questo? E lui mi risponde immediatamente, che è un professore di lingua, eccetera, eccetera. Io angelon vuol dire, io vuol dire buono, e angelos è un messaggero, da cui si ricava la parola angelo, no? Quindi evangelo non è altro che un buon messaggio, è una buona notizia. Il Vangelo non è una lista di cose da fare, il Vangelo non è una richiesta, il Vangelo non è un comandamento, il Vangelo è un annuncio. Ecco perché io ho intitolato i miei libri Annuncio. Perché il Vangelo è un annuncio, è una dichiarazione che io ti faccio. Esempio, Luca capitolo 2, quando l'angelo appare ai pastori, cosa dice? Gli dice, oggi a te, non ti preoccupare, non ti preoccupare, se è per me digli che sono occupato. L'angelo appare ai pastori e dice, sono venuto per portarvi una buona notizia. Quella parola lì nel testo originale è la parola euangelion, che vuol dire sono venuto per evangelizzarvi. Quindi io quando ho visto quella cosa ho detto, ma vediamo cosa dice dopo, perché vuol dire che subito dopo quello che lui ha detto, sono venuto per evangelizzarvi, vuol dire che partirà l'evangelizzazione, giusto? Se lui dice sono venuto per evangelizzarvi, quello che dice subito dopo è l'evangelizzazione. E sapete cosa dice? Dice, oggi a voi nella città di Davide è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. E quello è il Vangelo.
Ma come? Cosa devo fare? Ma niente. Il Vangelo non è una cosa che devi fare, il Vangelo è una cosa che io ti annuncio e poi tu decidi di crederci o no. Oggi a voi è nato un Salvatore. Ma io sono musulmano, ma non mi interessa, io non ti sto dicendo di cambiare religione, ti sto dichiarando l'Evangelo che è un annuncio. Oggi a te è nato un Salvatore, se lo vuoi lo scegli e sei salvato. Ma io sono un satanista. Non ti sto dicendo di smettere di fare, ti sto dicendo che oggi a te è nato un Salvatore, questo è il Vangelo. Il Vangelo è un annuncio. Poi quello che ci fai con quello, il Vangelo è la grazia offerta e la fede che riceve. Vi ho fatto questa illustrazione senz'altro, ma quando tu sei in un deserto e stai morendo di sete, non hai bisogno di un libro, non hai bisogno di una cartina per sapere dov'è la prossima oasi. Quando sei lì così che boccheggi come un pesce, di cosa hai bisogno? Di una bottiglia d'acqua, ok? Quando io arrivo e ti do la bottiglia, quella è la grazia, quello è il Vangelo, l'annuncio che qui dentro c'è la vita. Proprio quando Gesù parlò alla donna samaritana al pozzo, cosa gli disse? Gli disse: se tu mi avessi chiesto l'acqua eterna, io te l'avrei data. Non gli ha detto prima: torna a casa, mettiti in ordine con il tuo quinto marito che non è neanche tuo marito, cerca di cambiare stile di vita. No, gli ha detto: chiedimi l'acqua della vita e io te la do. Ma come, non devo cambiare? No, perché il Vangelo non è una richiesta, il Vangelo è un annuncio. Questa è l'acqua, io te la offro, tu dici grazie, la bevi, quella è la fede. Siamo salvati per grazia attraverso la fede. Ma poi cosa devo fare? Quello dipende da te. Puoi vivere una vita a seconda della voce dello Spirito Santo, del pastore dentro di te, e sarà una vita felice, una vita di successo. O puoi fare oggi uno mi ha detto, dice, ma allora io posso ammazzare? Dico, ma se lo vuoi fare, ma vai a ammazzare qualcuno, andrai a finire in galera, ma se sei un figlio di Dio vai in paradiso lo stesso. Perché non sei salvato in funzione del fatto che ammazzi qualcuno o no, sei salvato in funzione del fatto che Cristo ha versato il suo sangue per te, punto e basta. Ma allora posso commettere adulterio? Ma fai quello che vuoi, se lo vuoi commettere, ma commettilo, perdi la moglie, perdi la famiglia, perdi la felicità, perdi quello che vuoi. Ma non è quello che ti lega alla salvezza, il tuo comportamento non ti lega alla salvezza, non è quello che fai tu, è quello che ha fatto Gesù. Fate così con la testa, che è vero. È quello che ha fatto Gesù, ed è questo la tristezza della religione, è che anche adesso, io lo so che voi state guardando e dici sì, vabbè, però non va bene. Perché? Perché vi hanno lavato il cervello in modo tale da dire no. Perché allora, e i frutti dove sono? Ci sono due vite, cioè, mi sembra che hanno predicato l'anno scorso, la vita eterna che nessuno la può toccare, perché quella appartiene a Dio, ok? L'unica vita che è eterna è la vita di Dio, giusto? Mi sembra che non sia difficile, no? Una vita eterna è una vita senza inizio e senza fine, soltanto Dio ha una vita senza inizio e senza fine. Quindi quando Giovanni 3,16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non perirà mai ma avrà la vita eterna, vuol dire che non la puoi perdere, perché è la vita di Dio e non te la può toccare nessuno. La vita è eterna. Ma c'è un'altra vita, che Gesù ha detto in Giovanni 10, ha detto: sono venuto a portarvi vita e vita in abbondanza, vita abbondante. Quella la puoi perdere, quella la puoi rovinare, quella la puoi distruggere, quella la puoi massacrare. E quanti cristiani conosciamo che hanno massacrato la loro vita abbondante? Ma hanno perso la vita eterna? No! Perché se sei un figlio, puoi essere un figlio idiota, puoi essere un figlio assassino, puoi essere un figlio peccatore, puoi essere un figlio traditore, puoi essere il figlio che vuoi, ma figlio sei e figlio resti. O no? Avete figli? Cosa devono fare per non essere più vostri figli?
Ormai è troppo tardi, amore mio, perché il DNA di mamma e il DNA di papà, vabbè che oggi funziona un po' strano, ma l'ultima volta che ho controllato ci vuole un papà e ci vuole una mamma. Il DNA del papà e il DNA della mamma ormai sono lì dentro. E sei fatto, non potrai mai cambiare la tua posizione di figlio, non importa quello che fai. E questa è la buona notizia. La buona notizia è quella che dice: il tuo destino finale non è basato sul tuo comportamento. La tua felicità è basata sul tuo comportamento. Il tuo appagamento è basato sul tuo comportamento. Una famiglia felice, una situazione finanziaria buona, una mente sana è basata sul tuo comportamento. Ma la tua salvezza eterna non è basata sul tuo comportamento, è basata sul sangue di Cristo. Ebrei 4, senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Non dice senza pentimento, non dice senza santificazione, dice senza versamento di sangue. Gesù all'ultima cena ha detto: questo è il mio sangue versato per voi, del nuovo patto. Amen, amen, pastore Marchione. Ognuno di voi, aprite la vostra Bibbia, ognuno di voi qui all'inizio di Matteo, per darvi un'idea, all'inizio di Matteo c'è scritto il Nuovo Testamento. No! Matteo 1:1 non è l'inizio del Nuovo Testamento. Un testamento inizia quando la persona muore, non quando nasce. Giovanni 19:30, sulla croce Gesù dice: tutto è compiuto, bam! Inizia il Nuovo Testamento. Quindi tutto quello che esiste prima della croce fa parte del Vecchio Testamento, inclusi i Vangeli, i cosiddetti Vangeli. Matteo, Marco, fino alla croce è tutto Vecchio Testamento. Alla croce il velo del Tempio si spezza dall'alto in basso. Anoten, dall'alto in basso si spezza, non perché Dio aprisse la porta alle persone per entrare, no, ma perché lui potesse uscire e venire nel tuo cuore, venire nel tuo cuore, venire nel tuo cuore. Non è più il tabernacolo di Mosè, è il cuore della grazia di Cristo. Non vive più da qualche parte, vive nel tuo cuore. E amore mio, una volta che è entrato, ma chi lo fa uscire? Ma sei più forte di Dio? Gesù dice: se hai nella mia mano, nessuno potrà mai prenderti dalla mia mano. E poi ci fa la conchiglia con la mano del Padre, giusto per assicurarsi che nessuno non capisca. Sei nella mia mano, è la mano del Padre dentro, quindi nessuno può toccarti. Romani 8:38, nessuno, né morte, né vita, né angeli, né demoni, né mancanza, né malattia, né tradimento, nessuno potrà mai toglierti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è il Vangelo. Quindi, pensavate che mi ero dimenticato, no? Galati. State a sentire. Il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, della grazia, sia maledetto. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Anatema. Queste sono cose serie. Paolo, si può dire incavolato? Sì, Paolo è incavolato, ma al di là del ragionevole. Per usare una parola così, per usare una parola anatema, sia maledetto. E poi dice: come abbiamo già detto, io ora lo dico di nuovo, se non l'aveste capito, ve lo dico di nuovo. Se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto della grazia, sia maledetto. Eppure oggi, il 90% delle chiese dove tu vai, dal pulpito non senti un messaggio di...
Pronto, chi parla? Ma non so cosa fare. Scusa, aspetta che lo mettiamo di qua così, vediamo se funziona meglio. È vero o no? È vero o no che la religione ti dice sì, sì? Sta a sentire, poi continuo. Immaginate questa scena. Siamo qui, radunati, eccetera, eccetera. Predicatore, voilà. Arriva uno con gli spilli nel naso, tutto tatuato, l'anello sull'orecchio, puzza di marijuana, c'è una siringa che gli esce dal collo, il sangue, la striscia di sangue che si porta dietro mezzo corpo maciullato, eccetera, eccetera. Arriva, viene avanti e Gesù cosa fa? Lo salva, giusto? Perché non c'è nessun peccato che tu vieni alla croce e non c'è nessun peccato che possa essere più forte del sangue di Cristo. Viene salvato, alleluia, alleluia, gloria a Dio. E cosa gli dicono immediatamente? Adesso che sei salvo però, devi incominciare a pregare, devi svegliarti alle 6 di mattina e leggere la Bibbia. Devi stare attento, smetti di fumare, smetti di ammazzare le persone perché non va bene, perché poi sporchi di sangue da tutte le parti, tirati via quella siringa di lì, non lo fare più. È vero o no? Tutto un tratto non dipende più da Gesù, ma dipende da te. Perché? Ma ti rendi conto, dopo che Dio ha fatto tutto questo per te, ma tu cosa stai facendo per Dio? Ma cosa devo fare per Dio? Ma ti rendi conto l'arroganza di una cosa del genere? Ma cosa pensi di poter fare per Dio? Il creatore dell'universo. Pensi che si interessa di quello che tu stai facendo? Ti interessa unicamente perché ti ama disperatamente al punto da aver dato la sua vita per poterti salvare, per poterti avere per tutta l'eternità. Amen. Quindi, vediamo questa parola, la parola chiave per poter capire il vero Vangelo. Voglio andare nel Vecchio Testamento, perché anche se il Vecchio Testamento non ha niente a che vedere con noi, è pur sempre pregno, si dice, di verità, perché è la parola di Dio, quindi c'è sempre nei salmi, nei proverbi, da tutte le parti, tu puoi trarre delle istruzioni e degli incoraggiamenti e delle benedizioni, perché è parola di Dio. E profeticamente, questo è Isaia, dopo che Israele ha passato un sacco di problemi. Beh, prima di quello però voglio dire questo. Matteo capitolo 11. Matteo capitolo 11. Versetto 28. Gesù dice, stesso problema di difficoltà, eccetera, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Nota bene che non dice io vi darò una lista di comandamenti da seguire. Nota bene che non dice io vi darò un libro da ubbidire. No, vi dice io vi darò riposo. Sapete qual è la spina dorsale della fede? Qual è la presa elettrica della fede? Qual è la dinamite della fede? Il riposo. Finché non ti siedi e dici tutto è compiuto. Finché tu ci metti il tuo. E ragazzi, è vero o no, ma c'è stato detto, io almeno, c'è stato detto, no, perché allora devi dichiarare la parola, devi parlare in lingue, devi fare questo, devi digiunare, devi fare di qua, devi fare di là, devi fare di su, no, non devi fare niente, devi sederti e dire, grazie papà, pensaci tu. Quella è la forza della fede. Perché in quel modo dimostri che ti fidi di lui. Qualsiasi altra cosa che fai, vuoi dire, sì, vabbè, tutto è compiuto, però adesso ci devo dare una spintarella anch'io, no?
come vi dicevo prima, il fatto dell'assassino, eccetera, che viene a salvarsi, eccetera, però poi dopo si deve comportare bene. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che il Vangelo, dopo la tua salvezza, è peggiorato. Perché prima della tua salvezza avresti potuto fare quello che volevi e Gesù ti perdonava. Ma dopo la salvezza no, e se non ti comporti bene, Gesù ti butta fuori casa. Vedete la follia della religione? E Gesù dice, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, voi troverete riposo per le vostre anime. Vi ricordate quando Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci? Che erano probabilmente una ventina di mila persone, erano 5.000 uomini, quindi fra donne e bambini, eccetera, eccetera, sono state migliaia e migliaia e migliaia di persone. Cosa ha detto Gesù ai discepoli? Dite alle persone di sedersi. Perché? Perché soltanto quando ti riposi che è facile ricevere un miracolo. Quando sei avanti e indietro, alleluia, shambaraka, sambarondoro, mussababarabani, andaramanta, rintintin, alleluia, Peter Pan, alleluia, alleluia, sì signore, dichiaro nel nome di Gesù che... Ma che Dio ti benedica, ma fai quello che vuoi, ma perdi tempo. Stavi a sentire, la tua fede non muove la mano di Dio. È l'amore di Dio che muove la mano di Dio. La tua fede non fa altro che aprire le braccia e dire la tua volontà sia fatta, eccomi qua. Io vorrei questo, mi farebbe piacere. Non sto dicendo di non chiedere, non sto dicendo di... Come chiedi a papà, come chiedi... Ma quando metti il tuo contributo spirituale come condizione del risultato della tua preghiera, vuol dire che non hai capito niente. Non hai capito niente del Vangelo e dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo morti nei nostri falli, Dio ci ha vivificato. L'iniziativa è sempre la sua. Controlla nella parola di Dio e vedrai che l'iniziativa è sempre la sua, è sempre parte da Lui. Qualsiasi leggi Efesini, i primi 21 versetti, che è tutta una sparata, una mitragliata da parte di Paolo. È sempre Lui ci ha resi, Lui ci ha fatto, Lui ci ha predestinati, Lui ci ha glorificati, Lui ci ha santificati, è sempre Lui che fa qualcosa. E noi siamo come dei bambini che ricevono e che dicono grazie. Immaginatevi un po' come vi sentireste voi se Dio ti donasse, ti facesse un dono. Ti ho regalato la vita eterna, il perdono eterno, la santificazione eterna. Grazie papà, cosa ti devo? Pure è quello che fanno i cristiani, tanti cristiani fanno ogni giorno. Cosa ti devo? Come mi devo comportare? Cosa devo fare? Quanta preghiera devo fare? Quando mi devo svegliare? Quanta Bibbia devo leggere? Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il giogo del rabbino, voi sapete che Gesù era un rabbino, no? Era un rabbino ebraico, sotto le regole del Vecchio Testamento, finché non è andato sulla croce, e dal momento che lui è entrato nel giardino del Getsemane, la parola Cristo non c'è più, perché la sua divinità viene lasciata alle porte del Getsemane. Lui entra come Gesù, va sulla croce come Gesù, va come... Da quel momento in poi lui è il figlio dell'uomo, Ben Adam, e rappresenta me e rappresenta te. E Gesù era un rabbino, e da buon rabbino, il rabbino aveva un giogo, si chiamava giogo nella cultura ebraica. Il giogo era il modo che il modo di vedere la legge, la Torah, di quel rabbino. Perché ogni rabbino, ancora oggi, ogni rabbino ha il suo modo di leggere e di interpretare la Torah, no? E Gesù dice,
è leggero, è gentile. Il modo in cui io leggo la Torah è una cosa che vi dà riposo. Immaginatevi un attimo, 613 comandamenti fra Levitico, Deuteronomio e il resto dei primi cinque libri del Pentateuco scritto da Mosè. 613 comandamenti, inclusi il Decalogo, inclusi i 10, e inclusi anche il fatto che non puoi mangiare la porchetta, gli spaghetti allo scoglio, un bel panino al prosciutto, non puoi vestirti di poliestere perché è mischiato, o cotone o lana. 613, non puoi guardare la televisione di sabato, anzi di venerdì, Shabbat dalle 6 alle 6, non puoi vedere, non puoi guardare la televisione. Perché? Perché accendendo la televisione fai lavorare qualcosa, ed è un peccato. Probabilmente ve l'ho già detto, ma sapete che a Gerusalemme ci sono gli ascensori del sabato, no? Siete stati a Gerusalemme? C'è stato nessuno, no? È stato tu. E tu, io e mia moglie siamo stati, tu entri a Shabbat, durante Shabbat, che non lavora nessuno, tu entri nell'ascensore e non puoi schiacciare il bottone, perché se schiacci il bottone vuol dire che fai lavorare l'ascensore. E la regola dello Shabbat non ti permette di far lavorare il bue, l'asino, niente, è completo riposo. Quindi se tu schiacci il bottone, l'ascensore lavora per te. E quindi ci sono gli ascensori del sabato. Tu entri e aspetti. L'ascensore sale, si ferma al primo piano, aprono le porte, aspetta, chiudono le porte, sale, secondo piano. Se devi uscire al 13° piano, arrivi domani. Quindi non è più Shabbat, quindi va bene. Ma io e Celeste l'abbiamo fatto. Perché? Perché è la follia della religione, è la pazzia della religione. Quando Gesù dalla croce ti dice tutto è compiuto, tutto è compiuto. La parola greca tetelestai, ma Gesù non parlava greco, chiaramente, parlava ebraico. E la parola ebraica, corrispondente a tetelestai, è la parola kalah. E kalah è la stessa parola usata in Genesi, quando Dio dice, è il sesto giorno, il settimo giorno, Dio disse che aveva compiuto tutto, aveva finito la sua creazione e si riposò. E quell'aveva finito è la parola kalah, la stessa parola che Gesù usa sulla croce. Quando ha finito di fare quello che doveva fare e adesso si può riposare. Stiamo nel momento del riposo, dove Gesù ti guarda e dice, fratello, sorella, ho fatto tutto io, goditi la vita. Ma come Marchiò, come goditi la vita? Goditi la vita, divertiti, vai a fare una gita, comprati il motorino più grande, prenditi, affitta una Maserati e fatti un giro sulla riviera, goditi la vita. La religione ti dice, no, e allora la carne, quale carne? Ma c'è bisogno della carne per peccare? Già la maglietta di poliestere è già peccato. Uomini, se non vi fate crescere la barba con i ricciolini, eccetera, eccetera, avete già peccato. Ma vi rendete conto della follia? Oggi cos'è? Sabato, siamo tutti peccatori, non dovremmo essere qui. Dovremmo essere a casa, non so bene a cosa fare, ma così, a guardare al soffitto, immagino. Vi rendete conto della follia del... È per quello che a me piace dire, senti, ascolta il sospiro del pastore. Il pastore non ha bisogno di fare tante cose perché le pecore lo seguono. È soltanto muoversi e le pecore lo seguono. Io sono il buon pastore, le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. C'è un qualcosa dentro di te che ti guida. Poi chiaramente puoi soffocare la voce,
puoi, come Paolo usa una parola simpaticissima con Timoteo, che adesso non mi ricordo in italiano come si dice, ma è di cicatrizzare, una roba così. Quando io suonavo la chitarra, mi erano venuti tutti i calli sulle dita, okay? E io, per fare orrore ai miei figli, pigliavo un ago e lo infilavo nel callo, no? Erano 3-4 mm di callo qui, non sentivo niente, giustamente, no? E la stessa cosa è per la tua coscienza, cauterizzare, non mi ricordo come si dice, eh? Cauterizzare. La tua coscienza, più la danneggi e più quella si cauterizza al punto tale che tutto un tratto, fino a un certo momento, non la senti più. È vero o no? Quando all'inizio sei così sensibile al giusto e sbagliato, al buono, poi dopo un po' cominci a fare le cose e non te ne accorgi neanche più, non c'è più quella vocina di dentro che ti dice non va bene. Ma quello cambia qualcosa con la tua posizione con Cristo? No, perché la croce è verticale e orizzontale. Verticalmente nulla può cambiare. Nulla. Una volta che sei stato, che hai ricevuto il DNA divino di Dio, non potrai mai più perderlo. Quindi sei destinato al paradiso, non importa quello che fai. Perché quello che fai non ha niente a che vedere con quello che ha fatto Cristo. Sei salvato per quello che ha fatto Cristo, non per quello che fai tu. Ricordatevi, se non vi rimane niente in testa di tutta la sera, ma questo, sei salvato per quello che ha fatto Cristo, non per quello che fai tu. Non hai ricevuto la giustizia di Dio per tue opere e non la puoi perdere per le tue opere. L'hai ricevuta come un dono e non la puoi mai perdere, perché il dono che Dio ti ha dato, lui non se lo riprende mai. Verticalmente non la orizzontalmente? Orizzontalmente sì, con la moglie, con gli amici. Tu vai in ufficio e incomincia a dire: io sono cristiano, sono libero, perché ho detto che posso fare quello che voglio, d'ora in poi non lavoro più, però mi devi pagare lo stipendio. Cosa succede? A meno che non lavori per tuo padre, probabilmente anche lui ti licenzia lo stesso. No, ma allora io, Marchiò dice che posso fare quello che voglio, quindi accendo il televisore, la cosa, e vado a vedere la pornografia. Non vai in cielo perché non guardi la pornografia, vai in cielo perché Gesù Cristo ha versato il suo sangue sulla croce per te, ma ti rovini la vita, ti rovini la tua mascolinità, ti rovini la relazione con la tua famiglia, con tua moglie, ti rovini il tuo futuro. Capite quello che sto... Il peccato ha delle conseguenze letali, letali, anzi ancora di più per il cristiano, perché il diavolo ti odia. E il momento che sgarri un attimino, è lì con il mazza da baseball che fa... Ah! E ti becca. Ma verticalmente, Dio me l'ha data e nessuno me la tocca. Nessuno può toccare la mia salvezza. E Gesù dice: venite a me voi che siete che avete questi fardelli, questi pesi. Mio fratello, che alcuni di voi porassi conoscevate, mio fratello si è laureato sabato scorso e è andato col Signore, ed è un fardello, è un... Fra l'altro, pensate che Luciano ha ricevuto il Signore qui, in questa chiesa. Lui era molto
dubbioso sull'onestà di quello che facevo. Pensava che lo facessi per soldi. Ed era un po' così, no? Mio fratello maggiore mi vedeva un attimino sempre così. E un giorno dice, è venuto a ascoltare, questo una decina d'anni fa, probabilmente 15, non mi ricordo. È venuto e si è messo laggiù in fondo, no? Così, con le mani così, a aspettare. E non mi ricordo su cosa ho predicato, ma alla fine ho parlato di Giosuè quando Dio gli dice di togliersi i sandali, perché questo è un luogo sacro, e nella cultura ebraica, quando tu ti toglievi il sandalo, praticamente davi il permesso davanti agli anziani della tribù, davi il sandalo, vendevi un pezzo di terra e lo rappresentavi, lo raffiguravi dando il tuo sandalo al compratore. In altre parole, gli davi il permesso, il diritto di camminare sulla tua proprietà, sul tuo terreno. E quindi ho spiegato questo e ho detto, se voi volete ricevere, se nessuno vuole, alcuno volete ricevere il Signore come vostro Signore Salvatore, venite avanti. E mi sono girato e non era così, c'era un mostro di pulpito qui, non mi ricordo bene. E mi sono girato, ho guardato e c'era lì mio fratello, con il suo vestito, la cravatta e la scarpa in mano. E da quel momento in poi è stata una continua ricerca, informazioni, parlavamo, eccetera. Anche un giorno è venuto in Sudafrica e io ho predicato un messaggio sul battesimo. E Luciano alla fine, chiaramente non parlava inglese, mi ha detto, dice, ma cosa hai detto? Allora gli ho ripredicato tutta la... E mi fa, dice, voglio essere battezzato. E io ho battezzato mio fratello, mi sembra che lui aveva 75 anni o 65, una cosa del genere, o 70, 60, non mi ricordo. Abbiamo 10 anni di differenza. Ho battezzato mio fratellone, abbiamo una grande fontana a Bosco, dove facevamo i battesimi, e l'ho battezzato io. E ha lasciato due parole scritte ringraziandomi per avergli dato la chiave della porta della casa del padre. E quello è un fardello che ognuno di noi prima o poi deve portare, che sia il papà, che sia la mamma, che sia il marito, la moglie, parente. Prima o poi ce ne andiamo tutti. Ed è un peso. È un peso enorme. E se noi portiamo questo fardello senza ricordarci di quello che ha detto Gesù in Matteo 11, venite a me, che io vi do riposo. Lo portiamo in che modo? Lo portiamo così. Lo portiamo con le nostre forze. Ma le nostre forze, spesso e volentieri, anzi sempre, ci puoi contare, non ce la fanno a portare quel fardello. Nel libro di Isaia, di cui vi parlavo prima, capitolo 40, dice al 27: perché dici, o Giacobbe, e tu, Israele, dichiari la mia vita è nascosta all'Eterno, il mio diritto è trascurato dal mio Dio? E qui è il momento di difficoltà, qui è il momento in cui chiedi perché. Perché? Perché è morto? Perché mio marito mi ha tradito? Perché i miei figli sono andati a finire nella droga? Perché ho perso tutti questi soldi? Perché? Perché dice Giacobbe? Non lo sai forse, non hai udito, il Dio d'eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è perscrutabile, egli dà forza allo stanco e accresce il vigore dello spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono,
ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E voglio puntare la vostra attenzione su due parole, la parola sperare, ma quelli che sperano, è una parola interessante, la parola kavah nell'ebraico originale, e kavah letteralmente vuol dire intrecciare. Coloro che si intrecciano con l'Eterno acquistano nuove forze, e acquistare quella parola lì è la parola kalap, e kalap vuol dire scambiare. Scambiano le loro forze con l'Eterno. Coloro che si intrecciano con l'Eterno scambiano le loro forze con l'Eterno. E la parola che voglio lasciarvi stasera, la parola chiave che vi può far spiegare, che vi può spiegare il Vangelo, non è la parola miglioramento, ma è la parola sostituzione. Coloro che si intrecciano con l'Eterno scambiano le loro forze con l'Eterno. Tutto un tratto non sei più tu che porta il fardello, non sei più tu che deve affrontare questa situazione, ma è la forza del Signore che ti porta avanti. È la forza del Signore, questo è il Vangelo. Il Vangelo non sei tu a portare il fardello della tua santificazione, della tua salvezza, della tua buona condotta, del tuo benessere, di quello. No! Il Vangelo è che Lui lo ha fatto per te. Intrecciati, credi soltanto, abbandonati a questo abbraccio meraviglioso che il Signore ti offre. E vedrai che non c'è fardello che è troppo pesante per te. Amen, vogliamo alzarci.